Ozonoterapia applicata alla terapia del dolore. Il diciamo medico qualificato dell'ospedale Manzoni e dell'ospedale Mandic di Merate, quindi della SST di Lecco, è il dottor Paolo Maniglia. Ci chiedevamo insomma come funziona l'ozonoterapia e come funzionano i macchinari che abbiamo sotto i nostri occhi. Il macchinario ha un funzionamento abbastanza semplice. Non è altro che un flusso di ossigeno che, entrando nella macchina attraverso dei fulmini, viene trasformato in ozono. Questo ozono viene prodotto dalla macchina in determinate concentrazioni, con una siringa viene aspirato e iniettato all'interno del paziente o nelle sacche per essere miscelato col sangue precedentemente prelevato dal paziente. Si parlava di terapia del dolore, lei dice che insomma questa è una terapia che può veramente aiutare pazienti con un dolore grave, quasi insopportabile, ad alleviarlo. È una metodica che, affiancata alle metodiche tradizionali che abbiamo, può dare un grande aiuto a tutti i pazienti, soprattutto quei pazienti più fragili che hanno necessità specifiche e che hanno dei dolori severi, assolutamente sì. Lei ha già lavorato con l'ozono già da quasi 10 anni, cosa significa però avere questo macchinario a disposizione per i nostri ospedali? Io ho già lavorato dell'ozono, ho iniziato la mia carriera di terapista del dolore con l'ozono. Poterlo avere a livello ospedaliero ci permette di avere un qualcosa in più per poter dare risposta a dei dolori che prima non erano forse di facile trattamento. Assolutamente, nella patologia discale ci può permettere di andare a intervenire su dei dolori che non avremmo potuto trattare prima in modo diverso.